Ok, amici, benvenuti a un altro tutorial di Bode dedicato a weird sound, cioè ovvero suoni pazzi. Oggi abbiamo un altro set ancora legato al pellaggio della cassa. Il suono che cercheremo di ottenere oggi invece è proprio prettamente acustico, tant'è che, come nel tutorial passato, abbiamo trasformato una cassa assolutamente vintage di una batteria molto vecchia. L'abbiamo trasformata indirizzando il suono in un contesto più moderno. Questa volta faremo il contrario, una cassa di una batteria assolutamente contemporanea. Abbiamo montato una pellatura invece abbastanza retro. Per quanto riguarda la pelle battente, abbiamo montato una G2 sabbiata, senza patch, quindi un doppio strato da 7, ve lo dico perché ve lo devo dire, che se non me lo ricordo mai. Abbiamo double play, ce l'abbiamo qua, G2, eccola qua, 14 millesimi, per cui sono due strati da 7, coated. Invece per quanto riguarda la pelle risonante, abbiamo una EQ3, quindi una pelle abbastanza standard che può essere usata in diversi contesti, senza buco. Quindi abbiamo la risonanza completa, non abbiamo messo nessun tipo di stoppatura all'interno, l'EQ pad non lo abbiamo proprio messo, per avere un suono estremamente, potremmo definirlo, bandistico. Quindi in questo caso ci addentriamo nel territorio dei suoni di matrice estremamente acustica. Per quanto riguarda il rullante, invece, ho scelto una Onyx. Una Onyx è un'altra pelle a doppio strato, per cui con un suono leggermente più controllato, però con un sustain abbastanza importante, proprio per enfatizzare il fatto che stiamo suonando uno strumento acustico, e andremo a suonarlo non con le bacchette ma con degli altri attrezzi che in maniera molto professionale la Promarca ha inventato, che sono le broomstick. Le broomstick sono di due modelli, quelle più spesse e quelle più sottili. Queste sono le 2400, mi pare, e sono un po' più piccoline, possono essere suonate in due modi, chi le ha già usate le conosce: chiuse e hanno un suono abbastanza fermo con l'attacco, oppure aperte che ammorbidiscono, aprendole il suono si ammorbidisce molto e si ha un effetto molto spalmato, un suono decisamente interessante. Questa sarà la prima situazione. Poi useremo delle altre spazzole invece in materiale plastico, sono spazzole di nylon con un bellissimo suono, molto morbido, sia spazzolato che colpito, che diciamo colpendo. Sono il modello B400, ci sono due modelli, queste qui e anche le B600 che sono un po' più spesse. Io ho scelto queste qui perché si accompagnano molto bene al suono della cassa. E la terza situazione timbrica che avremo sarà questo tipo di spazzola, che sono le Promark TB6, che sono delle spazzole molto spesse, molto con i filini in acciaio molto duri, molto spessi, che sono, direi, abbastanza indirizzate per il suono un po' più rock, diciamo. Per cui la spazzolatura viene bene, ma funziona anche molto bene suonando, colpendo proprio la pelle. Ho usato questi tre elementi perché sono, diciamo, il materiale un po' meno conosciuto, sono gli attrezzi un po' meno conosciuti che mi interessava farvi ascoltare. Quindi iniziamo con le broomstick, con questa accordatura. Ancora una cosa, l'accordatura della cassa è abbastanza alta, la nota è abbastanza alta, proprio per enfatizzare molto. Quindi il suono è più o meno questo.